assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverto con riferimento alle audizioni odierne che verrà ovviamente redatto e pubblicato il resoconto stenografico. Poiché i nostri ospiti erano previsti per le 10:15, io mi avvierei, considerato che molto difficilmente la situazione qui in aula cambierà, mi avvierei all'audizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Osservatorio di Pavia, che ringrazio per la sua disponibilità, il dottor Carretta, e anche il dottor Vittorio Cobianchi, che lo accompagna e che è direttore dell'Osservatorio di Pavia. Le autorevoli valutazioni che saranno fornite dai nostri ospiti, con particolare riguardo al monitoraggio sul pluralismo politico, sociale e culturale, saranno sicuramente utili nella prospettiva dell'esame del contratto di servizio, anche alla luce della prossima audizione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e su cui comunque la nostra commissione è chiamata a fare le sue valutazioni. Ricordo che secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della commissione e detto questo, visto che sono le 10:15 puntuali, do la parola ai nostri ospiti per l'esposizione introduttiva. Dottor Andrea Caretta, credo che vorrà intervenire lui Sì, buongiorno, dopo buongiorno. l'intervento. Ricordo che è sempre possibile dare anche un contributo scritto qualora volesse fornirlo a tutti i componenti della commissione di vigilanza. Grazie, dottor Carretta. Siamo qui per ascoltarla attentamente e poi successivamente daremo parola ai nostri membri della commissione di vigilanza per eventuali domande. Buongiorno, grazie mille. Intanto rivolgo un ringraziamento al Presidente della Commissione, all'Onorevole Floridia, per l'opportunità che ci è offerta di intervenire in questa sede prestigiosa. No, per questioni di impegni e di tempi non siamo riusciti a essere presenti, ma speriamo che la cosa possa accadere in una successiva occasione. Saremo brevi in questa fase introduttiva, io e il mio collega Vittorio Cobianchi. E anche per poi eventualmente lasciare spazio alle vostre domande. Allora, abbiamo letto con attenzione ovviamente il nuovo contratto di servizio di RAE e all'interno del contratto abbiamo cercato di selezionare alcuni punti specifici che ovviamente ci sembrano più attinenti a quelli che è la nostra attività di istituto di ricerca sui media. Io vi proporrò un paio di punti, di indicazioni su un paio di punti, poi lascerò appunto la parola al mio collega Vittorio Cobianchi. Allora, il primo punto che ci interessa sottolineare del contratto di servizio è quello legato alla qualità, perché tra gli obiettivi indicati, soprattutto nei principi generali, quello di maggiore interesse per noi ovviamente è il punto B del comma 3 dell'articolo 2, dove si segnala la necessità di accrescere la qualità dell'informazione secondo criteri di completezza, di equilibrio, di responsabilità, di imparzialità, di indipendenza e di pluralismo. Allora, questo punto ovviamente è centrale nella vocazione del servizio pubblico. E ci sentiamo di sottolineare come a un indispensabile monitoraggio quantitativo su alcuni degli aspetti indicati dal documento, ad esempio quello del pluralismo politico, che è poi il monitoraggio che noi effettuiamo, vada affiancata anche un'analisi di natura qualitativa. Allora, se ad esempio la completezza e la verifica, diciamo, del pluralismo dell'informazione possono essere anche ben descritti dalla relazione quantitativa dei temi e dei personaggi rappresentati. Per quanto riguarda invece la valutazione della qualità e dell'imparzialità degli spazi informativi forniti dalle emittenti, queste rilevazioni quantitative, che sono basilari, vanno però integrate con un'analisi qualitativa, magari a campione, ad esempio, dei programmi di approfondimento che ad esempio valutino la qualità della conduzione del dibattito in studio, della gestione degli ospiti,
e ad esempio del ritmo narrativo. La qualità dell'informazione prodotta da un servizio televisivo ovviamente non si esaurisce solo nella qualità del testo del parlato, ma ovviamente il linguaggio televisivo comprende una serie di componenti iconografiche, ad esempio la scelta delle immagini di corredo, il montaggio che viene utilizzato, l'utilizzo ad esempio di statistiche, tabelle esplicative. Gli elementi della scenografia, ad esempio, la costruzione degli stessi servizi che sono inseriti all'interno di un programma di informazione, e tutti questi elementi contribuiscono a determinare il racconto e l'interazione tra gli ospiti. Quindi sono elementi fondamentali che anche in qualche modo, come dicevo, anche se magari in maniera campionaria, vanno considerati. E a questo proposito, segnaliamo come potrebbe essere utile rinnovare alcune ricerche fatte dallo stesso osservatorio di Pavia per RAI negli anni precedenti. Cito quella una sugli stili di conduzione delle trasmissioni di informazione politica, una sul confronto diacronico che ha analizzato le trasformazioni dei contenuti informativi nei telegiornali. E oppure anche un altro sul confronto delle caratteristiche strutturali dei telegiornali del prime time RAI con ad esempio i principali telegiornali di alcune emittenti pubbliche estere di paesi europei che ovviamente hanno caratteristiche similari al nostro per quanto riguarda il punto di vista politica e per quanto riguarda la struttura informativa. Questo per quanto riguarda come dire, l'elemento della qualità dell'informazione. Un altro elemento interessante su cui vogliamo puntare l'attenzione è quello dei giovani, non l'attenzione ai giovani. All'interno del contratto di servizio si fa riferimento più volte, no, alla volontà di RAI di definire una strategia di completa digitalizzazione e della creazione di un'offerta di contenuti multipiattaforme. Questo è sicuramente è una scelta importante e fondamentale per attrarre e fidelizzare un pubblico giovane che ha abitudini di consumo dei media che spesso isolano quasi completamente dall'uso tradizionale, ad esempio, del mezzo televisivo o dei canali televisivi lineari. Allora, a una strategia come questa ci sembrerebbe utile affiancare un'analisi delle istituzioni narrative e dei valori proposti dall'insieme della programmazione, in particolare dalla programmazione dedicata ad esempio ai teenager o quelli che vengono cosiddetti definiti gli young adults. Insomma, questi sono quelli della qualità dei giovani, sono i primi punti che abbiamo considerato di attenzione. Adesso passo la parola a Vittorio Cobianchi, che invece brevemente invece vi introdurrà alcune indicazioni su altri punti del contratto di servizio. Grazie dell'attenzione. Anzitutto, buongiorno, mi unisco al ringraziamento del Presidente Caretta, alla Presidente e agli onorevoli commissari per l'opportunità che ci viene data di contribuire al confronto sul tema della formazione del contratto di servizio e quindi dell'utilità sociale della nostra televisione pubblica. Io mi soffermerò in particolare su due elementi specifici. Il primo riguarda il pluralismo politico, e il secondo riguarda la rappresentazione delle istituzioni. Per quanto riguarda il pluralismo sociale, e politico, l'Osservatorio ha sempre sottolineato l'importanza della presenza, di rilevazioni e di monitoraggi, che consentano di verificare, il rispetto del pluralismo sociale, quindi della rappresentazione all'interno della televisione pubblica della complessità, della nostra, società, in particolare riguardo al pluralismo di genere, e al problema della sottorappresentazione della componente femminile, soprattutto, in ambiti, come quelli tecnico-scientifici. Da questo punto di vista, l'Osservatorio è attivo storicamente, su questo tema. Per esempio, per quanto riguarda quest'ambito, l'Osservatorio partecipa al progetto 100 donne contro gli stereotipi,
insieme all'Associazione di giornaliste Giulia, alla Fondazione Bracco e con il supporto della rappresentanza in Italia della Commissione europea, un progetto che gode del patrocinio della RAI, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nato nel 2016 con lo scopo di promuovere la visibilità femminile nei contenuti dei media attraverso una banca dati online ad accesso libero e gratuito che offre profili e contatti di esperte in diversi settori STEM, quindi economia e finanza, politica internazionale, storia e filosofia, fisica, sport, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il rafforzamento degli obblighi di accessibilità e inclusività della programmazione, segnaliamo anche un'iniziativa a cui l'Osservatorio di Pavia collabora da anni, i Diversity Media Awards, che sono un premio che riconosce i prodotti mediali valorizzanti la diversità e l'inclusione, ivi compresi film italiani e stranieri, serie TV, sempre italiane e straniere, programmi di intrattenimento, radio TV, podcast, eccetera. Il progetto è stato ideato dall'Associazione Diversity, ora Fondazione Diversity, e sin dai loro esordi i DMA sono stati accompagnati da diverse attività di ricerca, fra cui un'analisi dei telegiornali, da sempre realizzata dall'Osservatorio di Pavia, che appunto riclassifica e tiene conto all'interno di questo particolare genere televisivo della inclusione e della rappresentazione della diversità. I risultati della ricerca sono presentati annualmente presso il Comune di Milano, che ospita l'iniziativa, in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea di Milano. Per quanto riguarda il tema della rappresentazione delle istituzioni, che è collegato strettamente al tema della coesione sociale, ci pare interessante promuovere, eventualmente realizzare ricerche che permettano di valutare la qualità e la quantità della rappresentazione complessiva delle principali istituzioni, sia italiane, il Parlamento, ma anche tutte le istituzioni previste dalla nostra Carta Costituzionale, ed europee, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio d'Europa. Quest'ultimo aspetto ci pare di particolare importanza per fornire ai cittadini adeguata informazione e adeguato contesto in vista delle elezioni europee del 2024, in modo che possano esprimere appunto un consenso, o meglio, un voto informato e consapevole. Va ricordato infatti che la valutazione delle istituzioni da parte dei cittadini è risultato non solo della quantità di comunicazione ad essa specificamente dedicata, ma anche dell'atteggiamento di fiducia a sfiducia che viene espresso da politici, giornalisti, esperti, opinion maker nei confronti sia del loro funzionamento, sia della loro efficacia nel risolvere questioni pratiche relative alla vita quotidiana, ma anche problemi di respiro più ampio come la crisi, le crisi economiche e energetiche o la crisi climatica. Tale atteggiamento influisce e in parte determina non solo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma anche la percezione dell'utilità del prendere parte alla vita democratica e di conseguenza la partecipazione alla vita politica di segmenti della popolazione, in particolare delle giovani generazioni. Concluderei con una brevissima nota relativa alla rappresentazione della cultura, fondamentale elemento identitario del nostro paese, utile non solo, secondo noi, a promuovere appunto la ricchezza territoriale, culturale e non gastronomica del nostro paese all'estero, ma anche per promuovere e sviluppare attraverso la rappresentazione del patrimonio culturale italiano nei canali generalisti nazionali il turismo interno e quindi di fornire un ulteriore elemento di sviluppo per le realtà locali. Ecco, questo anche in questo caso riteniamo possibile, forse anche utile, un monitoraggio delle realtà rappresentate e della qualità della comunicazione della ricchezza territoriale anche in un ambito interno nazionale. Ecco, con questo direi che possiamo ritenere conclusa questa rapida parte introduttiva, se quindi io e il mio collega siamo pronti e assolutamente disponibili a rispondere ad eventuali curiosità o domande da parte degli onorevoli commissari o della
o della Presidente. Grazie, grazie ad entrambi. Io chiedo ai commissari presenti o in collegamento se ci sono delle domande. Abbiamo delle... L'onorevole Lupi. Grazie Presidente, intanto auguri per questa sua prima presidenza. La mia domanda è molto semplice. L'Osservatorio di Pavia ha questa, la caratteristica dell'Osservatorio di Pavia sta nel aver sperimentato e anche attraverso una storia e quindi ripetutamente negli anni con dati che si verificano e si accumulano. La misurabilità di alcuni criteri che sono stabiliti dal contratto di servizio e che per un servizio pubblico sono fondamentali. Li avete ripresi voi nella vostra illustrazione, la qualità dell'informazione, il pluralismo. Ecco, la misurabilità è uno degli elementi fondamentali in cui si può verificare se quanto scritto nel contratto di servizio poi viene attuato, altrimenti il contratto di servizio rimane un bellissimo programma di enunciazione teorica o di declinazione di che cos'è un servizio pubblico, ma poi alla fine non ne abbiamo la possibilità di verificarne la coerenza con quegli obiettivi e anche i punti di miglioramento. È stato toccato dal primo intervento, adesso mi chiedo scusa, non ricordo il nome, però. Rispetto alla vostra esperienza, in termini appunto di efficacia della misurabilità, che cosa si può fare e in particolare la Commissione di Vigilanza, quindi il Parlamento, che indicazioni può dare in quel contratto e in termini di risorse, ma anche in termini ovviamente di innovazione? Da anni credo che anche l'Osservatorio di Pavia, per i report che ci arrivano ogni settimana, ha introdotto un modello che ormai è sperimentato, quindi è standard, ci sono una serie di identificazioni di parametri su cui farlo. Ma l'evoluzione, per esempio, la RAI si deve trasformare in una digital media company, c'è tutto il tema dei social, c'è tutto il tema dell'evoluzione anche dei modelli di comunicazione o delle tecniche di comunicazione. C'è bisogno di aggiornare, c'è bisogno di investire, ci sono dei modelli all'estero che voi conoscete che ci possono permettere di capire come il tema della misurabilità e del controllo può aiutare poi l'effettiva attuazione di quei principi? E questa è la prima domanda. La seconda è molto più veloce. È evidente che la qualità dell'informazione è fondamentale sia per quanto riguarda il pluralismo politico sia per quanto riguarda il pluralismo culturale. Un modo con cui si racconta la società o un modo con cui si racconta la rappresentazione politica condiziona poi molto più che il tempo di un'intervista. Cioè io posso dare una volta ogni tanto voce al forum delle famiglie piuttosto che ai rappresentanti della difesa dei diritti. Ma se tutto il racconto della costruzione di quel servizio o di quella trasmissione è fatta per rappresentare una società, quello è semplicemente un paravento. Nell'aspetto politico, se io rappresento il rapporto tra maggioranza e opposizione in maniera parziale, nel senso che non la rappresento nella sua globalità, poi posso dare ogni tanto la voce in voce ad un gruppo politico piuttosto che a un gruppo parlamentare. Ma il racconto viene consolidato e, tra virgolette, distorto della realtà e non si dà la possibilità agli utenti di informarsi in maniera corretta. Anche questo, come lo vedete, se c'è stata un'evoluzione del tempo, se secondo voi il servizio pubblico, da come l'avete osservato in questi anni, è andato dall'ultimo contratto di servizio, è andato in una certa direzione. Mi sembra che, e concludo, Presidente, che l'interesse della Commissione riguardo all'audizione vostra e dell'Osservatorio di Pavia, proprio per la vostra autorevolezza, sia anche in merito e in base alla vostra esperienza di questi anni, cioè nell'elaborazione dei dati, quei temi della qualità dell'informazione, della rappresentanza, del racconto, eccetera. Come l'avete visto evolvere?
C'è una coerenza oppure no? O avete visto un peggioramento o un miglioramento? Grazie all'onorevole Lupi. C'è una domanda del senatore Bergesio. Grazie Presidente, grazie naturalmente agli auditi perché credo che il lavoro che svolge l'osservatorio è un lavoro molto molto di Pavia, un osservatorio è un lavoro molto importante perché va a monitorare quelli che sono naturalmente alcuni aspetti fondamentali, poi che di riferimento credo che servano proprio anche all'azienda RAI per capire, come diceva prima l'onorevole Lupi, nel monitoraggio che cosa si deve migliorare e sul resto. Ma c'è una domanda che mi preme porre anche per capire un attimo come si va a posizionare il rapporto che c'è tra i giornalisti RAI, l'aspetto relativo alla qualità dell'informazione secondo i criteri di completezza, equilibrio, responsabilità, imparzialità, indipendenza e pluralismo. Quanto recita il contratto di servizio, l'articolo 6, quello ancora in vigore, non quello che andiamo a approvare, che la RAI è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità e indipendenza e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità nel rispetto della dignità della persona e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo, leale. Ora, noi abbiamo letto che un famoso scrittore e giornalista Roberto Saviano il 20 luglio scorso su Twitter ha definito il ministro Matteo Salvini ancora una volta come ministro della malavita, aggiungendo il riferimento all'insindacabilità delle opinioni espresse dal ministro, che è stato protetto dai suoi soldati in Parlamento, bande parlamentari, eccetera. La domanda è molto puntuale per sapere intanto il monitoraggio anche di questa attività, che ritengo che se fa parte di un contratto di servizio ci sia la possibilità di dare anche un adeguato supporto, soprattutto perché quando noi andiamo a esprimere un concetto fondamentale, che è quello di coniugare il principio di libertà del servizio e soprattutto su un servizio pubblico, perché non parliamo su una televisione privata, ma su una televisione del canone, ricordiamo sempre, lo pagano i cittadini. Diciamo che la maggior parte delle entrate parte anche dalla pubblicità, ma è diciamo per il 75% deriva dal canone, perciò credo che quando si è tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, dignità della persona, eccetera, chiaro che qui l'osservatorio, che ha un'etica importante, soprattutto una capacità di rilevare queste azioni e questi dati, che azioni riesce a svolgere e cosa riesce a comunicare in merito. Grazie. Ci sono altre domande? Grazie Presidente. Mi scuso per essere arrivato in ritardo, quindi magari faccio una domanda che spero non sia già stata assolta, diciamo, dall'introduzione. Ma mi riferisco a un aspetto che è emerso in particolare nella settima Commissione Cultura sul tema più economico che, diciamo, di politica, no? Diciamo che per quanto riguarda i contenuti della politica, però penso che l'osservatorio potrebbe darci anche qualche indicazione in merito sulla necessità che c'è sulle piattaforme streaming di un sistema di rilevazione dei dati condiviso e riconosciuto. Questo è un tema molto sentito, come dicevo io, sull'on demand in particolare, per verificare quanto effettivamente viene diciamo visualizzato rispetto ai dati che le piattaforme oggi sono tenute a dare, cioè non esiste un sistema di rilevazione efficace, effettivo, condiviso da tutte le piattaforme. Quindi chiedo se anche come un semplice contributo l'osservatorio ci può dare delle indicazioni su quale secondo loro potrebbero essere dei sistemi di rilevazioni indipendenti, condivisi e riconosciuti anche diciamo su questo genere di contenuti. Se non ci sono altre domande, darei la parola nuovamente ai nostri gentili ospiti per un giro di risposte.
Lascio la parola inizialmente a Vittorio Bianchi, che così vi essendo responsabile del monitoraggio sul pluralismo politico, vi chiarirà alcuni aspetti, diciamo, più tecnici. Poi dopo chiudo io invece su alcuni aspetti più generali. Grazie, e grazie soprattutto anche a chi è intervenuto per le domande. Va benissimo, allora do la parola al dottore Combianchi. Deve attivare il microfono, il dottor Combianchi, se no non lo sentiamo, non lo vediamo. Grazie. Ok, perfetto. Scusate. Grazie mille, Presidente. Allora, per quanto riguarda la prima domanda dell'onorevole Lupi, l'osservatorio sta sviluppando delle tecniche di monitoraggio più avanzate, che fanno riferimento sia all'analisi testuale, quindi all'analisi automatica dei testi, sia all'analisi del sentiment da applicare soprattutto sui social network, ma anche alla luce delle nostre attività dello sviluppo di tecnologie che stiamo effettuando per la trascrizione automatica dei programmi televisivi anche sulle piattaforme per ora televisive, ma anche speriamo radiofoniche. Sulle possibili modalità di integrazione di questi nuovi strumenti di analisi di monitoraggio col classico è ineludibile alla luce della legislazione vigente sul pluralismo politico, che ricordiamo è prodotta da Agcom, quindi né la RAI né l'Osservatorio di Pavia su questo hanno la possibilità di intervenire, che fa riferimento esplicitamente a dati numerici. Ecco, certamente la Commissione, ma anche la RAI come nostro committente, potranno iniziare, secondo me, dei colloqui per una possibile integrazione del dato grezzo numerico con elementi più qualitativi che noi siamo in grado di fornire. Per quanto riguarda la seconda domanda dell'onorevole Lupi, interessantissima, ma fa riferimento a uno dei temi fondamentali e forse più difficili da manipolare dell'intero mondo dell'analisi della comunicazione, che è la questione del framing. L'onorevole Lupi, con la sua esperienza, ma penso tutti gli onorevoli commissari per la loro esperienza anche di partecipazione a programmi televisivi, sanno che non è tanto che cosa racconto che determina la percezione dell'ascoltatore, quindi del lettore, ma come lo racconto, cioè la cornice interpretativa che fornisco su o intorno a un certo evento. Questo vale per qualsiasi evento, sia macro come l'immigrazione, la crisi climatica, sia anche micro, i tipici esempi di il racconto di criminalità, oppure anche i singoli confronti parlamentari su questioni specifiche. Ecco, l'analisi del framing, quindi della cornice interpretativa, è molto complessa, ma senz'altro può essere attivata per casi particolari. Così come, secondo me, può essere attivata per casi particolari anche l'analisi di singoli casi, singole questioni che riguardino particolari momenti di rappresentazione del mondo politico, dell'attività politica, che la Commissione potrebbe ritenere particolarmente sensibili. Fermo restando, e qui cerco di rispondere invece alla domanda dell'onorevole Bergesio, che su questioni specifiche di sospetti di diffamazione, né la RAI né l'Osservatorio di Pavia hanno la minima competenza. È una questione che riguarda Agcom e a cui deve rispondere l'azienda se una verifica viene fatta in tal senso da Agcom dopo un'esplicita denuncia. Per cui il procedimento che coinvolge singoli casi particolari di trattamento di soggetti politici che si ritiene lesivo della loro dignità, appunto, l'Osservatorio di Pavia
non ha né il potere di rilevarli né il potere di denunciarli, ma è un compito specifico invece dell'autorità garante per le comunicazioni, che deve essere attivata appunto attraverso denuncia. Questo è uno strumento importante, perché è uno strumento che è a disposizione non solo delle istituzioni, ma anche dei singoli cittadini. Per quanto riguarda l'ultima domanda, cioè il monitoraggio delle modalità di ascolto delle piattaforme streaming, ecco, io tecnicamente non sono probabilmente preparato a rispondere a questa domanda in maniera esaustiva, perché cioè, so come vengono raccolti i dati dalle piattaforme streaming e con quali strumenti vengono rielaborati, però non so se ci può essere o può essere messo in campo dal punto di vista giuridico qui probabilmente c'è bisogno di un passo in avanti del legislatore, degli obblighi di pubblicazione di questi strumenti. Quindi concordo con l'onorevole sulla necessità di aggiornare gli strumenti di monitoraggio e di pubblicità dei dati di ascolto delle piattaforme in streaming, però c'è bisogno di un'attivazione del legislatore, ma anche dell'attività garante, che faccia in questo senso un esplicito passo in avanti. Ci rendiamo conto che i dati di ascolto dell'universo mediatico che ci circonda, se limitati alla televisione generalista, come avviene adesso con l'Auditel, appaiono molto, molto parziali e certamente non rappresentativi dell'idea del mondo che i cittadini si fanno attraverso la fruizione degli innumerevoli media di cui siamo circondati. Non so se ho risposto o ho cominciato a rispondere alle, tra l'altro, molto interessanti questioni poste dai commissari. Nel caso in cui appunto fosse necessario un ulteriore approfondimento, sono assolutamente disponibile ad approfondire questi temi attraverso una relazione scritta che sarò felice di inviare all'attenzione della Commissione. Grazie direttore, non so se il Presidente vuole aggiungere qualcosa, come forse aveva anticipato nella sua introduzione. Sì, ovviamente aggiungo un paio di considerazioni più generali, diciamo, per quanto riguarda le interessanti domande dell'onorevole Lupi. Allora, in parte, come dire, ha già risposto Vittorio Cobianchi, aggiungo due elementi. Sicuramente l'elemento quantitativo anche a livello internazionale è ancora un elemento di riferimento nella rilevazione del pluralismo politico. Come dicevamo, si diceva prima nell'introduzione, alcuni temi, uno di questi è sicuramente il pluralismo politico, vedono nell'elemento quantitativo come dire, una base importante su cui poi si possono avere gli elementi poi di discussione. Su come si sono evolute le caratteristiche, ad esempio, del dibattito politico, faccio ancora riferimento a quello che si diceva in fase introduttiva, proprio una ricerca che abbiamo fatto, se non mi ricordo male, nel 96, tra il 96 e il 97, proprio quello sugli stili di conduzione delle trasmissioni di informazione. Tra l'altro il prossimo anno noi compiamo 30 anni, facciamo 30 anni di attività, e quindi sarebbe bello andare a rifare un'analisi del genere, perché si va a interrogare proprio quegli elementi che si diceva che non sono solo qualitativi ma quantitativi, che riguardano come il framing o come vengono messi in campo i vari soggetti, come avviene l'interazione tra il conduttore e soggetti politici e non solo politici, perché uno degli elementi sicuramente interessanti
nell'evoluzione delle tensioni di informazione è, come dire, il ruolo sempre maggiore che hanno ricoperto e ricoprono tuttora anche esperti, giornalisti che intervengono in queste trasmissioni. Quindi sicuramente un'analisi qualitativa è interessante e sarebbe interessante, difficile, come dire, proporla così, in maniera quantitativa, continuativa per tutto l'anno, ma sicuramente un elemento di qualitativo è un elemento di discussione che sarebbe interessante poi, che potrebbe portare in un confronto anche con Agicom, come si diceva prima, RAI, anche gli altri protagonisti, le altre del sistema mediatico italiano, anche magari una ridefinizione della legge sulla par condicio che ormai ha compiuto 24 anni. Insomma, una riflessione sicuramente deve partire da una riflessione teorica. Una riflessione legislativa, secondo me, deve forzatamente essere preceduta da una riflessione teorica su come avviene la comunicazione in questo momento. Un'altra cosa che aggiungo, che è generale e che riguarda un po' tutto il contratto di servizio. Spesso, come si diceva, si fa riferimento a esigenza di monitoraggio, di verifica, perché, come poi si diceva l'onorevole Lupi, se non un contratto di servizio poi rischia di essere, come dire, l'elencazione di una serie di buone pratiche, ma poi bisogna vedere come effettivamente queste vengono messe in pratica. E sicuramente tutti, quando pensiamo a monitoraggio, pensiamo al monitoraggio dell'emesso televisivo. Sarebbe interessante aggiungere in tutte queste ricerche anche una parte dedicata, ad esempio, alla radio, al web, perché, come giustamente Rai cerca di diventare un editore multipiattaforma, è interessante poi vedere come, per quanto riguarda la comunicazione politica, poi si modifica e si esplicita nei differenti mezzi di comunicazione. Ultima nota, per quanto riguarda i dati di audience, è sicuramente un elemento interessante. Noi siamo, come diceva Vittorio, siamo aperti a un confronto teorico, eccetera. Devo dire che non rientra, ecco, essenzialmente l'analisi, la rilevazione tecnica delle audience, come dire, non rientra esattamente nelle nostre competenze, diverso magari l'analisi dei pubblici, che cui possiamo essere più esperti, ma non sulla rilevazione tecnica dei dati di audience. E vi ringrazio, ovviamente, grazie Presidente, e siamo, come detto, a disposizione per qualsiasi ulteriore integrazione. Grazie mille, io non vedo altre domande, quindi ringrazio i nostri autorevoli ospiti auditi, li ringrazio per sia la relazione che le risposte molto dettagliate, rimanendo ovviamente aperti a ulteriori contributi scritti, e ringrazio i colleghi qui presenti. Grazie mille. Grazie Presidente. A presto.